Cari amici e cari amiche, benvenuti e benvenuti. Oggi faremo una piccola intervista a Paperotto Piccolo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale di Venire su Tel se volete contenuti su altri contenuti. E salutate Paperotto Piccolo, ciao. Allora, prima di iniziare, noi per andare in diretta, eccoci qua, stiamo usando NDI di Skype. Oddio, non lo so cosa stiamo su Zoom, vero? Ok, infatti siamo su Telegram noi, o Zoom, non lo so. Allora, un attimo che vi mostro Paperotto. Allora, innanzitutto faremo una delle 5 domande, sarebbero anche 6, dipende come mi va. Andiamo con la prima domanda, vi metterò i marcatori di capitolo. Allora, come ti chiami? Io mi chiamo Paperotto Piccolo, bel nome. Invece, cognome. Come fai di cognome? Come ti chiami di cognome? Mi chiamo Piccolo. Ok. Ti hai qualche sito YouTube, qualcosa? Sì. Il Paperotto Piccolo, però non ho ancora fatto un video. Allora, bene. Invece, passiamo alla domanda più alta. Cosa fai nella vita? È la domanda che noi vorremmo proprio dirtelo. Io lavoro, studio. Hai qualche progressi, hai qualcosa in mente? No. Lavori, studi, che altro fai? Hai degli amici? Certo che ho degli amici. Che, come si chiama? Mucca. Ah, infatti tu non lo sai, ma ti ho portato, vedi chi ti ho portato? Vai a vedere nella registrazione diretta dopo, perché noi stiamo andando anche in diretta in questo momento su Twitch. Siamo anche su Twitch in questo momento. Vedi chi ti ho portato? Ciao Mucca! Visto che ti ho portato, Paperotto? Mucca, noi già ce l'abbiamo fatto una, poi faremo anche a te un'intervista. Innanzitutto, tu ti chiami Mucca, vero? Bene, dopo ci salutiamo un po' meglio, perché adesso devo fare le domande a Paperotto. Allora, innanzitutto, l'ultima domanda del giorno è: cosa fai? A YouTube, a qualche progetto, e Telegram? Sì, mi chiamo Chiocciolina Paperotto su Telegram e su YouTube mi chiamo Paperotto Piccolo, ma devo pubblicare ancora un video. Ok, adesso io volevo fare una piccolissima, che poi sarà lunga, però vabbè, una piccola intervista a Mucca. Eccoci qui Mucca, un attimo che la trovo, eccola qui. Buongiorno Mucca. Paperotto, adesso io ti levo un attimo perché devo fare l'intervista a Mucca, ma se dopo ti riprendo. Ecco, ti ingrandisco un attimo, ti metto più leggermente più grande, circa qui. La mettiamo circa così, leggermente più grande. Se no Paperotto può rimanere anche insieme a noi, così ci guardiamo, dai. Allora, innanzitutto un attimo che sto ridimensionando tutto. Allora, Mucca, tu come ti chiami? Ti chiamo Mucca, poi faremo un'intervista più specifica. Come ti chiami di cognome? Carolina. Hai qualche progetto in mente? Hai qualcosa? No. Allora non è niente. È un canale YouTube. Ah, come ti chiami? Mucca Carolina. Allora ti vediamo a seguire sia Paperotto che a Mucca. Poi, cosa fai nella vita, Mucca? Io gioco, studio, lavoro. Sì, ho qui tutte le domande scritte. E a YouTube pure, sì. No, sì, ce l'hai, vero, me l'hai detto prima. Allora, bene. Ritorno un attimo da vicino perché ci devo fare un'ultima domanda che non è nel tempo, ma è: vuoi fare un'altra? Ami fare contenuti come me? Sì, ma non è che ne faccio molti. Ah, invece io preferisco farne molti, ma quando tu, io rispondo un sacco di mail. Ma io quando tipo non ho tempo di rispondere, non è che non ci rispondo proprio, io dico scusami ma basta più tardi, non posso risponderti, che è molto meglio di dire no, non risponderci proprio, pure a Telegram. Io certe volte non ho il tempo di rispondere a tutte queste persone, poi su YouTube ovviamente ci sono i commenti sotto a questo video. Poi, cos'altro vi volevo dire? I ringraziamenti dei patri, degli iscritti, io li creo con HTML, non uscirà ancora il tutorial, ma a breve uscirà. Bene, adesso ci spostiamo su tutti quanti.
Eccovi qui tutti così belli. Noi vi salutiamo al prossimo video e vi ricordiamo, chi sa disegnare disegna, chi non sa disegnare fa il bordino.